E noi ritorniamo in onda dopo il GR, questo è Talos, il grande gigante giallo di RBA, in radio e in TV, canale 87 del Digitale Terrestre a Torino, Cuneo e Asti. Torniamo in onda e come dicevo prima ci addentriamo alla scoperta di un libro che esce tra l'altro oggi, quindi proprio fresco fresco di stampa, e ci sono due ospiti con me, chi li vede collegati in TV, se no ovviamente li sentirete. Il primo a distanza in collegamento è Peter Ciaccio, che saluto. Pronto? Pronto, ciao. Ciao Peter, pastore metodista a Trieste e autore del libro, di numerosi libri di Claudiana, ma in particolare di uno che si intitola Evangelo, I God e Personal Jesus, districarsi tra social, tecnologia e liquidità. Con me qui allo stand, al Salone del Libro, anche il pastore Eugenio Bernardini, che saluto. Pronto, ciao. Buongiorno sì, a tutti. Pronto, tutti. Ma sei qua in realtà. Sì. allora, è un tema, quello che il libro di Peter Ciaccio introduce, che è molto ampio e ha anche una sua stratificazione nel tempo. Tu stesso, Peter, dici che è un libro che viene da lontano, nella tua testa quantomeno, insomma era tanto tempo che ci pensavi, però è anche un libro che in realtà è molto vicino a noi, perché finisce nell'ultimo periodo, il periodo che insomma speriamo tutti di esserci lasciati alle spalle nella fase più complicata. All'interno c'è un ragionamento molto ampio su il nostro rapporto con le tecnologie digitali, con internet, con gli strumenti che piano piano abbiamo conosciuto, magari anche forzatamente in quest'ultimo periodo, ma anche con dei concetti, delle parole, fake news, politically correct, cancel culture, che abbiamo sentito sempre più spesso, ma come molti ormai dicono, sono questioni che in realtà mutano, ma ci sono sempre state nei ragionamenti collettivi. Quindi la prima domanda per introdurre un po' la questione è questa: internet, le tecnologie digitali ci hanno portato tante cose nuove, con internet cambia tutto, però con internet cambia tutto o nulla è poi così tanto nuovo? Cioè, qual è la grande novità che secondo te è arrivata nel nostro rapporto, no, con le tecnologie e con gli altri, ma anche con la nostra dimensione più personale, all'arrivo delle tecnologie digitali? Allora, per certi versi è cambiato poco, ecco, perché persone, abbiamo visto soprattutto durante questi due anni di pandemia, persone che mai si erano messe a navigare su internet, in un attimo hanno capito che l'unico modo per restare collegati, per avere una vita sociale, ecco, per mantenere la rete sociale, era quella di collegarsi in qualche maniera, ecco, che sia internet in generale, ma soprattutto YouTube, WhatsApp, Facebook, era un modo per restare in contatto e in qualche maniera per farci sopravvivere a questo periodo. E dunque, se questo è stato possibile senza grandi stravolgimenti personali, ecco, questo significa che queste cose si possono fare, ecco. Quello che è cambiato forse e quello che ci mette in difficoltà è l'enorme mole di informazioni e la velocità con cui con cui girano le cose. Ecco, per esempio, se una persona scrive un tweet inavvertito e a un certo punto finisce nel mezzo, insomma, nell'occhio del ciclone, a un certo punto si trova magari 10, 15, 20, 100, 200 persone che ce l'hanno con lui, con lei, ecco, e questo diventa difficile da gestire, ecco. Dunque l'enormità è forse l'aspetto più nuovo. Noi non siamo abituati e abbiamo appunto, insomma, già da Alan Turing, ecco, creato delle macchine per elaborare quello che noi non riusciamo a fare, solo che adesso vogliamo giocare anche noi, questo è il problema. Vogliamo essere anche noi parte di quell'esperienza, peraltro insomma è un'esperienza che ci porta in contesti, vengono chiamate spesso bolle, no? Cioè contesti nei quali l'insieme di stimoli che ci arrivano sono stimoli di conferma rispetto ai nostri modi di vedere il mondo, perché le possiamo chiamare community, le possiamo chiamare un eccellente lavoro degli algoritmi, insomma la questione poi è sempre la stessa: viviamo in un mondo di
conferme di come siamo online spesso, quindi anche la messa in discussione, no, del nostro punto di vista, la rottura dello spazio di comfort che magari poi porta ad una crescita della persona, è molto più difficile, non è che non si possa fare, però è molto più difficile. O avviene in maniera traumatica. O avviene in maniera traumatica. Allora, la domanda era, ma in questo spazio, nella quale, sì, si chiama bolla, ma in realtà appiattisce la dimensione, no? La dimensione è molto può diventare molto più piatta. Come si possono inserire? Quali strumenti hanno le chiese o comunque l'annuncio della parola che ha una chiesa, che spesso è anche un annuncio di rottura, no? O comunque che porta un qualcosa che mette un po' in discussione o che permette un cammino. E non è così facile. Ci sono degli spazi, e in che modo ci si può inserire? Ma ecco, ecco perché insisto sul discorso che, attenzione, che non è che sia cambiato tutto. Ecco, perché se le chiese, soprattutto le chiese della Riforma, che hanno questa tradizione pedagogica, catechetica, ecco, per cui mi prendo il rischio di dare la Bibbia in mano a tutti, però faccio il catechismo, ecco, insomma, insegno alle persone come si legge la Bibbia, ecco, in modo che poi siano libere. E dunque io penso che applicando un approccio del genere questo sia possibile. Dunque cercare di aggirare quest'idea, ecco, sfidare quest'idea che questi mezzi siano immediati, ecco, sono sempre mezzi, ecco, sono sempre degli strumenti che bisogna sapere utilizzare, di cui bisogna conoscere i pro e i contro, le opportunità e i rischi, ecco, questo è un po' quello che possiamo fare. E le chiese, soprattutto, ecco, delle comunità piccole come quelle valdesi, metodiste, battiste, insomma, possono, ecco, fare un lavoro proprio a livello comunitario, ecco, dunque conoscere le persone, ecco, perché è un luogo sicuro, il cosiddetto safe space. E su questo provare a lavorare, perché, ecco, il rischio è che chi non sia abituato a una vita, a una dimensione di vita comunitaria, invece vada a distruggere, ecco, quello che le relazioni, le situazioni che si creano su internet. Forse noi su questo possiamo provare a dire qualcosa, ma non soltanto noi, ecco, mi intendo anche, non so, ecco, associazioni, c'è tutto il mondo dell'associazionismo italiano che è fatto di riunioni, assemblee, ecco. E c'è un modo di stare al mondo e questo si può trasferire su internet. Ecco, Eugenio, si può trasferire su internet, però insomma c'è una sfida che in realtà stiamo compiendo, siamo nel mezzo di un cammino su questo, no? Siamo in una situazione di cambiamento epocale della comunicazione che coinvolge dalla pandemia in poi persino le generazioni molto anziane che prima della pandemia non si sarebbero neanche immaginate di poter prendere in mano un telefono smart, intelligente, che consentisse per esempio di poter comunicare tramite WhatsApp. Quindi negli ultimi tempi abbiamo avuto effettivamente, non solo nel nostro paese ma a livello mondiale, un incremento della partecipazione di massa anche da parte di persone assolutamente impreparate a questo cambiamento, a prendere comunque consapevolezza delle opportunità di comunicazione. Il problema è che dobbiamo imparare. C'è necessità, come per guidare la macchina, di una scuola guida, di qualcuno che ci conduca a capire precedenze, obblighi, diritti e doveri. E questa è la fase che ci sta davanti, sapendo che potentissima è la possibilità di comunicare. Altra questione sono le relazioni umane. Voi potete immaginare dei bambini della scuola elementare che crescono, vivono il loro processo educativo anche nella relazione umana, personale, fisica con l'insegnante attraverso uno schermo.
Sì, ce lo possiamo immaginare, ma sarebbe una cosa completamente diversa. Ugualmente in una comunità spirituale, di fede, il fatto della fisicità del corpo è diverso da un ologramma, da un'immagine che vedi su uno schermo piatto. Allora, se allo strumento noi chiediamo quello che può dare, ed è tantissimo, possiamo ottenerne tutti dei grandi benefici. Se chiediamo quello che lo strumento non può dare o dà in maniera distorta, immaginifica, patologica direi anche in certi casi, ecco che allora andiamo in una direzione sbagliata. Io dico sempre che mio nonno, quando è nato a inizio Novecento, insomma, lui non ha mai imparato a guidare nella sua vita, no? Le macchine sono arrivate ad un certo punto della sua vita e lui per suoi motivi. E io mi sono un po' immaginato, no, il fatto che ad un certo punto per dei ragazzini o dei bambini oggi internet, le tecnologie digitali sono un fatto acclarato, cioè loro da quando? Sono un fatto della generazione ormai quasi dei nonni, non più dei genitori, no? Ormai internet. E quindi è molto importante questo discorso qua rispetto al fatto che forse c'è bisogno di riappropriarsi di un equilibrio tra il reale e il virtuale che generazioni più avanti con gli anni in questo momento hanno chiaro perché hanno un'esperienza dove il digitale non c'era, non esisteva, e invece i bambini, le bambine, i ragazzini e le ragazzine oggi non hanno quelle esperienze, quindi diventa davvero importante quel percorso di filtro che tutte le istituzioni della società, anche i singoli, anche le persone possono fare. Tu, Peter, quando parlavi nel capitolo nel quale parli di politicamente corretto, a un certo punto dici è uno scontro tra libertà, no? È un confronto tra libertà, e in questo è un ragionamento importante che si può estendere poi alle tecnologie, guardandole anche in termini di libertà, no? E quindi di possibilità che ti offrono, che non è esattamente sempre il modo attraverso cui le guardiamo. Sì, bisogna stare un po' attenti, ecco, quando ci si relaziona su internet, sui social network, e poi anche lì, ora noi li usiamo come sinonimi, internet e social network, non sono social network che girano su internet, ecco, per dirlo. Però ecco, non, appunto, proprio in quel capitolo accenno al fatto che noi ci dimentichiamo che passiamo molto tempo per imparare a stare al mondo, e se ci pensiamo, ecco, questo non l'ho scritto però l'ho pensato stamattina, se ci pensiamo come specie, noi abbiamo un lasso di tempo dedicato all'educazione, all'adattamento all'ambiente che nessun'altra specie sulla Terra, ecco. E dunque è importante imparare come si sta al mondo, ecco, come si va per strada, come si attraversa una strada, imparare a stare anche sui social network e riuscire a comprendere il rapporto questo è un po' il vecchio modello liberale, no? La mia libertà, la tua libertà, ma è un qualcosa di più interconnesso, ecco. Non c'è più la mia libertà che finisce dove inizia la tua, ecco. Questo è un po' l'illusione della vita come un parcheggio. In realtà la mia libertà finisce in te e viceversa, ecco. C'è un'interconnessione tra le persone. E non è un caso che spesso ci sono persone che vogliono lasciare i social network, uscire da internet, perché si sentono violate, ecco, in sé. E dunque c'è un atteggiamento, appunto, c'è un entrare nell'altro. E questo l'abbiamo visto anche con... come in questi due anni abbiamo praticato questo entrare a casa degli altri, questo scherzo che si dice, no? che sotto uno c'ha il pigiama perché tanto non si vede, perché sta a casa sua e c'ha il pigiama, io ho i pantaloni in caso voi li faccio vedere. No, va bene così.
A qualcuno potevate chiedere, era a me. Visto che di questo esatto, si esatto. Allora io facciamo una piccola pausa, un piccolo break con un brano, tra l'altro, che poi ci rimanda alla nostra discussione. Torniamo tra pochissimo qui su RBE. Depeche Mode, Personal Jesus, sempre in diretta dal stand di Claudiana, qui al Salone del Libro, in questa giornata inaugurale del Salone del Libro di Torino, sempre in compagnia di Peter Ciaccio, collegato da Trieste in videochiamata, e del pastore Eugenio Bernardini qui accanto a me. Allora, Personal Jesus è la canzone che abbiamo appena ascoltato. Dai Depeche Mode a Messenger, come cambia la nostra dimensione di fede, il nostro rapporto con una sfera così intima come la fede, con l'arrivo delle nuove tecnologie, chiamiamole nuove, ma giusto per convenzione, ormai si potrebbe dire delle tecnologie di questo periodo, delle tecnologie tradizionali di questo nostro periodo. Come cambia il nostro rapporto personale, no, con questa dimensione? Ma allora, c'è un rapporto personale di fede che sarebbe auspicabile, comunque questo fa parte anche della predicazione non solo delle nostre chiese, ma anche di tutte le chiese. Ecco, c'è una devozione personale, ecco, a volte si usano anche termini diversi, ma per indicare aspetti molto, molto simili. E quello che può succedere, e che in parte è successo in questi due anni, e che in qualche maniera uno si faccia la chiesa in casa, ecco, perché sta connesso su internet. Io conosco un paio di persone che facevano binge watching dei culti che facevamo online. Insomma, neanche fosse Downton Abbey, insomma, o una serie televisiva, si guardavano tutti i culti. Mi ricordo una sorella che mi disse: oh, però certo che i pastori sono proprio preparati, tutti quanti. Dice: io conoscevo solo quello che ci avevo, insomma, che c'era capitato. E questo, insomma, un po' mi ha stupito, perché dice: ma cosa ti aspettavi? D'altro canto, insomma, mi ha fatto riflettere su questo fenomeno. E questo però se è servito per dare un po' di conforto in un momento difficile, in un momento depressivo, ecco, delle nostre esistenze, della nostra esistenza collettiva anche, questa cosa ha un rischio. Il rischio è che non hai più bisogno di un'esperienza comunitaria, perché in qualche maniera lo schermo ti dà l'impressione di vivere un'esperienza comunitaria, perché c'è gente che ti parla al di là dello schermo. Però, ecco, appunto, diventa proprio come il binge watching, manca quell'aspetto conflittuale che c'è nell'incontrarsi. Le persone ci sono in funzione di te, dei tuoi bisogni, e questo è sicuramente un aspetto, insomma, una visione limitativa della realtà. Questo è un po' il rischio. C'è anche un altro rischio, quello del take away, no? Del fatto che uno si apparecchi un po' il piatto della propria esperienza, spiluccando qua e là, e in realtà però sia sempre una dimensione molto superficiale, no? È un rischio, non è una necessità, cioè non è un fattore che deve per forza andare così. Questo rischio take away ci mette anche un po' in... Un problema, no? Cioè, come puoi approfondire questa dimensione? Eugenio Bernardini. Sì, io sono convinto che, come noi nella nostra esistenza ci siamo impegnati o ci impegniamo a processi di educazione, quando siamo piccoli l'educazione all'esistenza, alle relazioni sociali oltre quelle familiari, poi da adolescenti comincia tutta la fase dell'educazione sentimentale, mantenere la distanza e soprattutto capire quando invece avvicinarsi fino a potersi toccare, i sentimenti, come gestirli, quelli nostri e quelli degli altri.
fare l'esperienza di una vita di coppia, poi familiare, e poi occuparsi dei genitori che invecchiano, dei parenti, insomma. La nostra vita è fatta di processi educativi. Noi dobbiamo, credo, immaginare che questa enorme, grande, positiva opportunità di comunicazione che questi mezzi ci offrono hanno bisogno comunque di un periodo di educazione. A loro, a questi mezzi, bisogna chiedere tutto quello che possono dare, per esempio la comunicazione, una certa vicinanza per chi è effettivamente lontano, per chi non si può muovere, per chi si trova in particolari situazioni, ma non può sostituire tutto della vita. Nel libro di Peter Ciaccio io ho trovato appunto una serie di riflessioni e anche di indicazioni utili per imparare come gestire al meglio queste opportunità che, se non sono viste come opportunità non totalizzanti, rischiano poi la patologia, cioè la sofferenza e l'uso improprio. C'è un'ultima questione che volevo porti, Peter. Nel corso del libro a un certo punto introduci un concetto che ha a che fare con la viralità. Insomma, spesso siamo di fronte al fatto che il sinonimo di viralità è qualcosa che ci può preoccupare, no? Non necessariamente, una questione virale può essere anche positiva, però spesso le questioni che magari fanno male o che sono più problematiche hanno un altissimo tasso di viralità, perché i processi funzionano in questo modo. Tu introduci un po' il concetto della viralità del bene, cioè accanto alla viralità che hanno alcuni discorsi tossici o questioni che appunto mettono problema, invece impegnarsi perché anche le questioni positive, i fattori che ci cambiano la vita in positivo e che passano attraverso le tecnologie, è un processo nel quale ci possiamo impegnare, no? E vorrei che ci raccontassi un po' di più di questa viralità del bene dal tuo punto di vista. Sì, diciamo, ecco, che il libro è iniziato, ecco, l'idea del libro è iniziato proprio con l'idea della viralità, perché mi era capitato di leggere questo testo di un teologo metodista americano, Leonard Sweet, che si chiamava Viral, ecco. E per viral intendeva l'esperienza del Vangelo e dell'evangelizzazione, sostanzialmente. E il libro è del, mi pare, 2011, e c'era un altro atteggiamento rispetto ai social network. L'ondata di populismo che abbiamo subito in Europa, anche perché finanziata, ma questo magari in un altro libro ve ne parlerà qualcun altro. Ne parliamo domani, di populismo ne parliamo domani. Ah, ecco, infatti. E non gettava quest'ombra. Anche questo libro io avrei dovuto consegnarlo alla casa editrice prima della pandemia, poi arrivata la pandemia le cose erano un po' cambiate, e nel frattempo c'è stato quello che è uno degli eventi epocali del nostro tempo, ovvero il tentativo di colpo di Stato negli Stati Uniti, ecco, una cosa che quasi paragonabile al muro di Berlino. Ecco, chi era nato col muro di Berlino non si aspettava che il muro crollasse, e nessuno si aspetta un colpo di Stato negli Stati Uniti, ecco. Questo e il ruolo che internet ha avuto, la viralità di alcuni messaggi, e allo stesso tempo c'è il discorso che virus è diventata una parola ahimè, molto conosciuta, diciamo, tra l'altro, ecco, con un sacco di termini, l'RT, insomma, tutta una serie di cose che non immaginavamo di dover affrontare, di dover avere nel nostro quotidiano. Però il concetto di Leonard Sweet, secondo me, è un concetto interessante, perché lui sostiene che ci sia una contagiosità del bene. Io penso che sia corretta questa idea. È facendo del bene che ispiri gli altri a farlo,
e dicendo, ecco, introducendo discorsi positivi, che riesci a convincere gli altri che forse è meglio che abbiano un certo linguaggio, un certo atteggiamento. Questa è la cosa su cui, insomma, diciamo la mission del libro, perché spesso succede che uno, quando vede quelle cose brutte che avvengono sui social network, no, scatta questa indignazione che però è autosoddisfacente. Sono indignato e poi è finita là, muore lì e fino alla prossima indignazione. Invece c'è bisogno di un attivismo, ora, senza fare gli attivisti alla Amnesty, ecco, insomma, senza fare questo, però ecco, già dire, metto una parola buona, un commento buono, se ho un commento cattivo prima di scriverlo ci penso un po', ecco. Questi atteggiamenti riescono a portare, ecco, pensiamo a quello che succede al contrario, ecco, in questo momento c'è una guerra in corso, no? Il concetto di escalation, il concetto di de-escalation, che non si vede, da un atteggiamento positivo si può avere un altro atteggiamento positivo e così via, e si può diffondere, come avviene con le questioni negative, ecco, per cui l'invito da parte mia è l'invito di cercare di restare sui social network con un certo atteggiamento, ogni tanto spegnendo il telefono, ecco, ma ogni tanto sconnettendosi, ma cercando di avere un atteggiamento positivo e responsabile, perché quello che tu metterai su internet può essere virale, ecco, può andare in giro per il mondo. E restare per costruire, diciamo così. Allora, abbiamo raccontato alcuni percorsi a partire dal libro che esce oggi per Claudiana di Peter Ciaccio, Evangelo I God and Personal Jesus. Ci fermiamo qui, ringrazio Peter Ciaccio per essere stato con noi a distanza, grazie mille a Eugenio Bernardini anche per essere stato qui insieme, e noi continuiamo con il nostro programma, a più tardi.